E quindi la cosa bella è che lo possiamo realmente dire che siamo stati un punto di riferimento Posso assolutamente confermare. per il nostro paese, sì. E la cosa bella è che c'eravamo nonostante insomma le paure anche da parte nostra per il fatto del coronavirus e siamo stati accanto anche a tantissime famiglie chiuse in quarantena, quindi del tutto isolate, e siamo stati vicini dai farmaci, dalla spesa, insomma, tutto quello che poteva servire loro in quel momento. Bene, complimenti ragazze davvero, anche perché il vostro non è solo un sostegno materiale, ecco, vado lì a portare la spesa, vado lì a portare i medicinali, ma è anche una forma, una presenza confortante per chi magari è a casa da solo, non ha famiglia, Esatto, sì. è un punto di riferimento fondamentale. Tante iniziative abbiamo portato a termine, parlo per voi, ma so che ce ne sono tante altre nella vostra mente che frullano. Perché queste ragazze sono due vulcani pieni di iniziative da mettere in campo. Poco tempo fa mi chiamarono che avevano in mente questo progetto e dico: sì, facciamolo. Noi ci trovavamo in un momento particolare, siamo soffermati poco su questa iniziativa, ma loro, nel momento in cui ho chiesto l'aggiornamento, avevano già fatto tutto. Ma non ti preoccupare, ci rifaremo. Ecco, Infatti sì, cioè, è poi siamo successo entrate in velocemente. collaborazione Sì. da quando ti abbiamo chiesto, ti Sì. prego, Edi, Dopo 2 giorni aiutaci, avevano fatto tutto. aiutaci ad acquistare un defibrillatore. Ecco. Ci hai preparato la locandina, si è Sì. fatto comunque pubblicità, però È grazie successo. davvero alla generosità dei nostri paesani e soprattutto anche grazie a uno sponsor unico ci ha permesso di acquistare il defibrillatore e in più con gli sponsor che diciamo con la raccolta fondi che abbiamo fatto nel nostro paese ci ha permesso di fare anche i corsi di formazione. Grande, grandissimi, raccontiamo appunto quanto è importante avere un defibrillatore salvavita all'interno di comunità Esatto. dove ci sono bambini, anziani, dove si fa sport. Sì. È un punto fondamentale. Sì. Adesso dove è collocato? Chi lo gestisce? Lo gestite voi, Sì, giusto? ce l'abbiamo nella nostra sede a Melito. Quando partiamo con l'ambulanza lo portiamo sempre dietro ormai. Questo non ci dice che possiamo, insomma, del tutto salvare una vita, però Però un primo soccorso sì, c'è. C'è questo sì. qualche possibilità. Diciamo che le possibilità, sono alte quando si è E questo formati. succede grazie a voi, grazie a chi ha investito in questo sogno. Poi, scusami, una cosa che ci tenevo tantissimo Sì. a dire è che io ci tengo tanto alla formazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del defibrillatore, e perché no, magari in seguito ci daranno l'autorizzazione, il permesso di entrare nelle scuole e magari insomma far avvicinare i ragazzi a questo mondo. Al mondo sanitario, al mondo della formazione, al mondo del volontariato. Bene, bene, sono brillanti queste ragazze, già lo avevo annunciato. Intanto continuiamo in musica con un altro brano scelto da Alessandra, è un brano importante che ci ha accompagnato da tanto tempo, precisamente noi più vecchiotti, non parlo di te, parlo di noi, ci accompagna dal 1978 ed è stata cantata in duetto anche con il grande Francesco De Gregori. Mi spieghi perché, brevemente, perché ti rappresenta questa canzone? Perché hai scelto questa canzone? E poi me la lanci proprio alla Linus. Allora, in realtà non è un brano, cioè, che rappresenta, diciamo, la mia vita, però è un brano che mi ha coinvolto tantissimo nell'ultimo periodo. E appunto abbiamo parlato coronavirus, pandemia, e quando ascolto questo brano, Lucio Dalla scrive una lettera al suo amico, insomma, vuole raccontargli di questo mondo, di queste problematiche. Insomma, che ci affliggono e negli ultimi anni, infatti, per noi è stato, negli ultimi 2 anni quasi, è stato, cioè, veramente un mondo un po' sconvolto. Sconvolto. E però la parte più bella poi della canzone è che questa lettera ha una, diciamo, dà un segnale di speranza. Infatti, quando dice: ma la televisione dice che il nuovo anno, insomma, ci saranno delle trasformazioni ed è quello che facciamo, insomma, noi tutti i giorni davanti alla televisione aspettiamo qualche buona notizia. Nuova. Benissimo, allora lanciamela questa canzone, dai, Alessandra.
signori e signori, in diretta proprio la Pippo Baudo me la fa. Dallo studio CRT, direttamente da Taurasi, a voi Lucio Dalla, l'anno che verrà. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco il sono contento di essere qui questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Bentornati su CRT Radio, non sono sola, sono le mie prime ospiti qui al mio fianco, Alessandra e Maria Pia, e con loro stiamo parlando di ricerca, ma soprattutto di solidarietà e volontariato. La mela dell'AISM, siamo nelle battute finali del vostro ingresso qui, ma anche se io vorrei tenervi fino a mezzogiorno, ma qualcuno mi contraddice. Devo andare al lavoro, questo lavoro, ma tornerete ragazzi. Salutiamo la mia amica Simona Ciampi che dice: amica mia, ciao sorella. Ciao sorella.
Quindi ultimo appello per quanto riguarda questa diretta: la mela dell'AISM con la pubblica assistenza di Melito vi aspetta a Melito Irpino a Piazza degli Eroi domenica prossima 3 ottobre dalle 9:30 per collaborare, partecipare, contribuire alla ricerca sulla sclerosi multipla. Potete portare a casa questa shopper rossa con delle mele a seconda della disponibilità: mela rossa, mela gialla e mela verde. Quindi oppure potete anche prenotarla. Sì, prenotare. Prenotatela al numero. Lascia il numero e per se qualcuno dovesse perdere il numero lo può trovare sulla pagina della pubblica assistenza di Melito Irpino. Ma diamoli i due numeri. Allora il numero è 338 111 5121. È possibile prenotare già da stamattina fino al 4 ottobre il proprio sacchetto per dare una mano in questa ricerca. La pubblica assistenza di Melito è sorella di Radio CRT, quindi qualsiasi cosa farà, qualsiasi idea, qualsiasi progetto, noi, a meno che non sia un progetto criminale, noi lo sosterremo, cioè assolutamente. No, ancora per il momento non ancora non è previsto, no. Diciamo. Se ci troviamo alle strette però possiamo valutare. Rilanciamo con la tua seconda canzone, una canzone molto donna, molto anche perché lei ha una voce meravigliosa. È una canzone prima perché è la prima canzone che lei canta in italiano, vincitrice del Festival di Sanremo del 2001. Quando ha dovuto tradurla l'ha scritta insieme a un grande della musica italiana, cioè Sugar Fornaciari, e adesso me la lanci e me la racconti tu. Allora, ho scelto questo pezzo o lo devo prima lanciare? No, si lancia dopo. Ah, ok. Allora, ho scelto questo pezzo perché anche questo è un pezzo che da quando l'ho sentito per la prima volta mi ha dato delle forti emozioni, e ogni volta che lo sento mi dà un'emozione, anche diversa a seconda di quello che sto vivendo, e quindi anche questa mi accompagna sempre. E oggi la sento ancora di più perché... ecco, se una è dedicata a Dio, l'altra è dedicata al prossimo. Questa la dedico al mio prossimo. Bene, allora lanciamola. Dunque, la canzone è di Elisa, grandiosa Elisa, e si chiama Luce.